Siamo in provincia di Ragusa, siamo a Scoglitti, una frazione di poco più di 4.000 abitanti nel comune di Vittoria. Siamo nel sud-est siciliano e siamo venuti qua per scoprire quella che è l'attività marinara del più importante porto, insieme a quello di Pozzallo, del sud-est siciliano. Anche qui verremo a scoprire quelle che sono le attività e gli antichi mestieri legati al mondo della pesca. Alle nostre spalle è pronto il porto di Scoglitti. Questa è una grande notizia per questo territorio. È quasi pronta una parte del porto, che è quella destinata alla piccola pesca, cioè a quelle che nel gergo locale si chiamano le barchette, cioè barche di piccola dimensione, solitamente non oltre i 6, 7, 8 metri, che sono appunto per la pesca costiera artigianale. Questa zona è stata recentemente oggetto di finanziamento con i fondi del Fondo Europeo della Pesca Marittima e l'Acquacoltura e il Dipartimento ha stanziato circa 700.000 euro appunto per la realizzazione di questo progetto, che è in capo al Comune di Vittoria, in quanto è l'ente deputato appunto alla realizzazione del progetto e titolare appunto dello specchio acqueo qui del porto, che è stato dato appunto loro in concessione demaniale. Come si può vedere, il porto è stato totalmente rivisitato. Anticamente le barchette approdavano quasi sulla spiaggia dello specchio acqueo del porto e poi il pescatore doveva materialmente quasi tuffarsi in acqua con degli stivaloni alti quasi fino al petto per poter sbarcare il proprio pescato. Non solo, appoggiava il suo prodotto della sua faticosa giornata di pesca su dei banchetti spesso molto fatiscenti. Oggi invece si realizza che cosa? Si realizza una struttura con tutta in tavolato, dove la barchetta potrà approdare immediatamente a ridosso appunto di quest'area. Il pescatore potrà scendere il suo pescato, le sue resi, i suoi attrezzi in maniera molto agevole, quindi senza neanche bagnarsi i piedi. E soprattutto vengono realizzate delle postazioni di vendita del pescato, perché ricordiamo che è una vendita diretta questa a tutti gli effetti, perché passa direttamente dal mare alle mani del pescatore alle mani del consumatore, della massaia, che provvederà poi a portarsi il pesce a casa per cucinarlo. Quindi veramente stiamo parlando di un chilometro zero, anzi io preferisco usare il termine miglio zero, visto che siamo a mare. Quindi è un cibo che viene appena pescato la mattina, generalmente verso le 8:30-9 arrivano queste piccole barchette che sbarcano il proprio pescato e lo vendono. Lo venderanno quindi a breve in questa realtà, che è ormai quasi completa, mancano soltanto alcuni banchetti di vendita, gli ultimi collegamenti, diciamo così, e il collaudo finale. Questo riteniamo che sia veramente un fiore all'occhiello sia per il Comune di Vittoria sia per il Dipartimento della Pesca, perché è veramente un progetto che porta i denari della Comunità Europea a essere ben spesi proprio per migliorare la vita dei pescatori e la qualità del prodotto che poi verrà venduto, perché voi capite bene che anche da un punto di vista igienico-sanitario questa nuova sistemazione e allocazione con i banchetti di vendita tutti in acciaio inox, acqua corrente, illuminazione e quant'altro consentirà al pescatore e quindi a chi acquista questo prodotto di aver garantita l'igienicità del prodotto stesso. Oggi quanti pescatori escono per andare a pescare? Cioè, abbiamo parlato di come sia cambiata l'attività marinara, però anche il mercato è cambiato, c'è una concorrenza molto forte anche degli altri paesi. Scoglitti, ecco, come si pone in questo mercato? Allora, indubbiamente negli anni la riduzione degli stock ittici, quindi che significa riduzione degli stock ittici? Significa riduzione della quantità di pesce che si riesce a portare a terra, cioè la quantità di pescato negli anni è diventata sempre inferiore. Questo cosa ha portato? Ha portato ovviamente a una riduzione delle imbarcazioni che vanno per mare, che
un po' per difficoltà nel portare a casa il pescato e quindi, consentitemi il termine, la giornata per potersi pagare le spese e poter restare un minimo di reddito per la propria famiglia, la sussistenza familiare. Vuoi anche la difficoltà che questo lavoro comporta, il pescatore si deve alzare di notte, deve lavorare al buio, quindi deve poi tirare le reti nella mattinata presto e ovviamente la sua attività poi non finisce con la vendita del prodotto, ma finisce poi nel corso della giornata con la manutenzione delle reti, perché spesso sono sporche di alghe, vanno pulite, vanno sistemate, vanno rattoppate. È un lavoro duro, non c'è dubbio. Questo negli anni ha fatto sì che ci fosse una riduzione. Il porto di Scoglitti ne è un esempio, purtroppo, perché negli anni la marineria di Scoglitti, che prima contava non meno di un 100-120 barche fra piccola e grande pesca, con grande pesca intendiamo i pescherecci che vanno per mare anche oltre le 40 miglia e vanno per mare a fare strascico generalmente piuttosto che circuizione, questi numeri si sono notevolmente ridotti. Oggi parliamo di circa una sessantina di imbarcazioni fra piccola e grande pesca. Capite che questi sono numeri importanti. Purtroppo questo comporta, per chi resta a fare questo mestiere, serie difficoltà che vanno aiutate, e vanno aiutate anche grazie ai fondi della pesca. Quindi gli investimenti della Comunità Europea per il tramite della Regione Siciliana non possono che portare beneficio ai pescatori, in quanto li aiutiamo per il cambio delle reti piuttosto che per l'utilizzo di motori meno inquinanti, meno impattanti, e quindi la sostituzione dei motori, piuttosto che il dotarli di dotazioni di sicurezza che gli consentono di stare in, vivere il mare in maniera più sicura. A questo si aggiungono poi altre misure legate appunto alla commercializzazione, come la misura 568, dove si finanziano progetti per favorire il consumo del pescato locale, e quando dico locale non parlo ovviamente solo di quello di Scoglitti, ma parlo locale in tutta la Sicilia, quindi tutto il pescato di qui è, lo dobbiamo considerare locale, tutto il pescato siciliano. Siamo nel sud-est della Sicilia, provincia di Ragusa. Il ruolo di Scoglitti, che è il porto principale, l'approdo principale per questo lembo di terra? Allora, la provincia di Ragusa ha il porto principale, se vogliamo, è Pozzallo. È lì, per esempio, che ha sede la capitaneria di porto di Pozzallo. Scoglitti, se vogliamo, è una succursale da un punto di vista di capitaneria di porto di Pozzallo. Però, di contro, Scoglitti è la sede più importante per quanto riguarda la pesca. Qui sono il maggior numero delle imbarcazioni, per non dire quasi la totalità delle imbarcazioni della provincia di Ragusa fanno stanza qui, cioè ormeggiano le loro barche qui e sono iscritte qui a Scoglitti. Infatti la sigla che si vede nelle imbarcazioni 1PO sta a indicare appunto il porto di Scoglitti. PO sta per Pozzallo, 1 è il porto di Scoglitti. Se noi andiamo a contare le imbarcazioni che sono qui, attualmente saremo fra i 60-65 imbarcazioni, mentre su il resto della provincia forse ce ne saranno un'altra ventina. Quindi voi capite che i pesi sono notevolmente sostanziali e importanti qui a Scoglitti. A terra mio marito porta piccole quantità di pesce, anche se ben mirato. Noi abbiamo diverse tipologie di pesca. Abbiamo il periodo delle seppie, dove scendiamo solo seppie, periodo dei gamberoni, dove si prende il gamberone, nella rete resta impigliato qualche gallinella, pesce d'altura, sogliola, però in primis tutto gambero di qua, il mazzancolle. Il prezzo è 30 anni che sono con mio marito, è sempre lo stesso, non è mai cambiato, mentre ovviamente nell'uscita c'è molta diversità, cioè per acquistare la rete è già arrivata al 300% di aumento, è una cosa insostenibile, quindi noi dovremmo fronteggiare, io parlo come donna, mamma e casalinga, quindi devo fare l'economia di casa. Dobbiamo fare fronte sia a pensare all'inverno che è alle porte, perché poi col maltempo noi con la piccola pesca non si esce, stiamo 3-4 mesi a terra. E chi ci aiuta?
nessuno. Tutto grazie alle nostre forze e facciamo come la formica, risparmiamo quando c'è, però purtroppo le reti se non le fai non puoi lavorare. Minimo una barchetta di quelle nostre deve portare a bordo un numero di reti limitato, minimo 20, per portare a terra una giornata di 150-130 euro se sei bravo a vendere, perché se non riesci a vendere nei primi clienti che arrivano è fatta, perché poi purtroppo c'è anche che fra di noi ci facciamo la concorrenza, quindi ovviamente io giustamente anche io parlo da acquirente, se ho da risparmiare il 5 euro cambio banchetto. Ovviamente, anche se c'è la qualità, quindi non si può fare certe cose. Ecco, la piccola pesca andrebbe però tutelata, certo. Perché è sostenibile, ma andrebbe sostenuta. Sì, sì, perché la piccola pesca è proprio la piccola pesca, che è la pesca artigianale. Lei deve pensare che il pescatore quando esce leva il pesce singolo dalla rete con le mani, uno a uno. Non viene né maltrattato, cioè lei il pesce lo trova vivo sul banchetto la mattina, perché escono alle 4, tirano la rete e ritornano a terra nel giro di 2-3 ore al massimo, il pesce è qua. Non abbiamo né frighi a bordo, non abbiamo niente. Nei banchetti stessi il pesce è messo così nelle cassette, vivo, che balla. Quindi non è che abbiamo tutto questo, diciamo, questo cose da trattenere. L'indomani già noi il pesce entro le 2, le 3 di pomeriggio già è venduto. Noi qui cerchiamo di, appunto, per quando viene le persone, noi cerchiamo di vendere il più possibile, incitiamo a comprare, anche perché il pescato freschissimo non lo trovi nessuna parte, nemmeno in pescheria, è impossibile trovare il pescato nostro proprio a chilometro zero. Mi racconta da quanti anni è pescatore? Io faccio il pescatore dal 79. In questi 40 anni e più di storia nel mare ne ha viste tante? Sì, abbastanza. Prima di fare il pescatore con la mia barchetta facevo il pescatore di pesce spada, poi sono andato con i pescherecci, insomma ho girato un po' di barche fino a quando mi sono sistemato con la mia. Mi racconta la sua giornata tipo? Niente, si va a buttare le reti il pomeriggio oppure la mattina, l'indomani mattina verso le 4 ci alziamo, 4, 3 e mezza, le 5, dipende dalla lontananza delle reti dove sono buttate, e andiamo a tirare. Quello che ci dà il mare e ci prendiamo. Gli antichi dicevano che nel mare non ci sono le grotte piene d'oro. Mi racconta invece la sua giornata tipo. Allora, io ho 10 anni che faccio il pescatore e adesso poi mano a mano io mi sono imbarcato con i pescherecci, ho fatto tanti anni con i pescherecci, poi mi sono comprato questa barca, mi sono comprata e adesso ora faccio pesca, diciamo, con la mia barca. Cosa pescate principalmente qua? Ma dipende dal periodo, per esempio questo periodo c'è qualche po' di mazzangolla, qualche seppia, quello che capita nella rete, perché sono le tre maglie, perciò quello che ci capita prendiamo. E poi lei viene qua, questo è il suo banchetto, sì, questo è il mio banchetto, la maglia dedicato a Padre Pio. Sì, sì, questo è dedicato a Padre Pio, perché io sono un devoto a Padre Pio e ogni mattina vengo qua con il pesce, lo metto qua e lo vendo qua. Per voi comunque questo è un lavoro di una vita. E mia nonna, mio papà, adesso ci siamo noi i figli, io 40 e passa anni che sono con la barchetta. E questo lavoro si può tramandare ai suoi figli? Io ho un figlio di 24 anni e questo mestiere non lo può fare perché è faticoso. Perché c'è sempre la notte in mezzo, il maltempo soprattutto. In questo mestiere si ci deve nascere. Non qualunque può fare questo mestiere qua. Non siamo a terra, siamo in mezzo al mare. Ed è pericoloso anche. L'attività marinara poi si incrocia anche con la religiosità.
Sì, indubbiamente, qui il santo protettore dei pescatori della marineria di Scoglitti è San Francesco di Paola, è una festività che ricorre, vado un po' a memoria, nella seconda domenica di luglio, e in quell'occasione poi, a parte tutti i riti liturgici che vengono svolti, c'è l'usanza di portare in processione in barca, il santo viene portato su un peschereccio e viene fatto uscire il peschereccio dal porto, a lui seguono ovviamente altre imbarcazioni da pesca e non solo, anche tante imbarcazioni da diporto che portano appunto in processione nel lungomare di Scoglitti il santo. È una veramente molto emozionante, una bella festa, appunto lì i pescatori che sono devoti al santo contano su questa festa e sono molto dispiaciuti quando il mare non consente di uscire, e spesso infatti laddove è possibile viene rimandata proprio per ottemperare a questa festività. La misura 5.68 vuole aiutare questi borghi a valorizzare quella che è l'arte marinara. Sì, tra le tante azioni che fa la regione, la 5.68 è una tra le più importanti, che ha diciamo, la caratteristica di voler promuovere il territorio, in particolare dove ci sono importanti marinerie come quella di Scoglitti, come può essere quella di Porto Palo, quella di Marzamemio, di Sciacca, eccetera, dove la finalità principale è quella di promuovere sia i lavoratori, coloro che si sacrificano a pescare, sia anche il consumo, quindi incentivare il consumo del pescato locale, in particolare di quello che viene così, tra virgolette, erroneamente chiamato pesce povero, cioè il pescato meno visibile, che meno viene pubblicizzato. Quindi in questo senso la misura 568 ha questa finalità ed è un'iniziativa che va avanti da diversi anni ormai, che sta in parte anche cominciando ad avere un ritorno, perché la gente è motivata, comincia a consumare un po' più di pesce azzurro o di prodotti locali, e questo tutto sommato è importante. E come si possono aiutare questi borghi? Il lavoro che viene fatto alla regione qual è? Il lavoro che viene fatto alla regione è immenso. Tra le cose che si è fatto il registro delle identità mediterranee e dei borghi marinari. E in questo senso si è creato appunto un registro dove vengono iscritte 16 comunità locali della siciliane che hanno la finalità di arricchire e far conoscere anche fuori dalla Sicilia queste nostre realtà. Adesso è cambiato totalmente il rapporto con il mare per molti pescatori, adesso è, abbiamo visto, anche difficile uscire per una battuta di pesca, eppure tanti giovani provano almeno ad avvicinarsi a questo mondo. Sì, questo è un aspetto un po' particolare, un po' da prendere diciamo con molta attenzione, perché in questa fase un po' difficile, congiunturale, fare il pescatore non è proprio facile. Ecco, con i colleghi, in particolare col collega Cataldi di Scoglitti, giriamo molte marinerie e devo dire che al momento ricambio generazionale, quindi seguito dei figli verso i padri, è limitato perché la vita del pescatore è una vita molto difficile, dove oltre a tutto devi avere una grossa motivazione dentro, cioè devi essere molto appassionato a fare il pescatore, ma non è sufficiente perché ci deve essere un riscontro anche economico. Quindi al momento si registra una perdita di potenzialità, perché molti giovani non vogliono fare il pescatore, così come una volta succedeva che i padri tramandavano i figli. È una fase un po' di stanca dove provare a promuovere e fare crescere un po' queste identità, queste tradizioni nostre, nel lungo periodo, nel medio periodo, può portare a una ripartenza, a una rinascita di queste vocazioni, che al momento effettivamente lasciano un po' il tempo che trovano. E il Reimar può aiutare le nuove leve e soprattutto può anche attrarre turisti? Il Reimar può fare tantissimo, perché diciamo, la pesca non vive solo di cibo, ma vive anche di tradizioni, di storia e di identità culturale. Quindi in questo senso il registro delle identità mediterranee può fare tantissimo. Ricordo che in Sicilia al momento sono iscritte 16 località, è probabile che cresceranno queste iscrizioni.
Termina qui il viaggio di linea mare lungo le coste orientali della Sicilia. 5 puntate nelle quali vi abbiamo accompagnato a Messina con i suoi storici allevamenti di molluschi e poi ancora alla scoperta dei meravigliosi borghi iscritti all'interno del Reimar, il registro identitario della pesca mediterranea e dei borghi marinari, con l'obiettivo di valorizzarne la pesca e i prodotti ittici quali elemento identitario. Vi abbiamo raccontato la cultura e le antichissime tradizioni dei borghi custoditi sulle coste in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, luoghi la cui storia si intreccia da sempre con il mondo del mare e della pesca mediterranea.